portato qui Pinocchio, il trofeo che dovremo assegnare o a qualche giornalista o a qualche politico, ma in primis penso che vincerà questo premio sarà Caldoro, e quindi l'ho portato qui. Allora, Campana in Rete è un progetto che parte da più di un anno fa, dove le scelte le abbiamo fatto con gli amici che l'abbiamo costruita, gli amici che si sono integrati, scegliendo De Luca già un anno fa, quindi una scelta convinta e non di convenienza. Questa è la nostra differenza che molti giornalisti non riportano, dove all'interno di questa lista i 50 candidati, e ci siamo dati questa regola, che non ci fosse nessun consigliere regionale o uscente. L'unica eccezione l'abbiamo fatta per il consigliere Aveta nella provincia di Napoli, in quanto Aveta è stato uno dei pochi che non è stato indagato sul peculato che è avvenuto nella regione Campania. Questa lista, se nessun giornalista rimarca queste cose, che non c'è un consigliere regionale o c'è, quindi è una lista di ispirazione cattolica, con rappresentanti politici dei territori, chi quotidianamente affronta le difficoltà dei cittadini, dei movimenti civici e dell'associazionismo, dei professionisti che hanno inteso metterci la propria faccia e ci hanno messo pure i soldi, perché per fare la campagna elettorale ognuno di loro si è autofinanziato. Questa è una scelta per dare una prospettiva e un futuro a questa regione campana, caro Enzo. Non è che Caldoro non ha fatto niente. Caldoro è stato ibernato dal momento in cui della sua elezione l'hanno ibernato. Se ci fate caso, solo alcune interviste, quando usciva in televisione era pallido, perché veniva tirato fuori con un laccio, facevano fare quell'intervista e poi lo rimettevano di nuovo. Mo l'hanno cacciato dall'ibernazione e scopre che è come se iniziassimo i 5 anni di elezione. È rimasto a quando è stato eletto nel 2020. In quanto questa regione Campania non ha fatto niente, salvo quello di tutelare, come diceva il senatore Dan, interessi di parte, non certamente le nostre comunità. Questa scelta è fatta e convinta per dare risposte a una nuova rappresentanza in Consiglio regionale, ma principalmente per dare un presidente della regione che sia degno di rappresentare tutti quanti noi. De Luca, come gli altri amici che mi hanno preceduto, rappresenta l'uomo del fare, il decisionista, e nello stesso momento anche colui che ci garantisce, perché non ci sono state nessune trattative, non ha fatto trattative con nessuno, e quindi è il garante degli interessi generali e non certamente per qualche fronte. Rispetto a questo tipo di percorso, tu dicevi, caro Enzo, la nostra ambizione è di portare prima di tutto la rappresentanza in regione. Diciamo pure agli amici che questo progetto, che è un progetto politico che parte dal basso e non è calato dall'alto, ha l'ambizione, e quindi sicuramente sarà presente anche per le elezioni comunali di Caserta, di Salerno, di Napoli e di Benevento, che sono in scadenza. Questo gruppo ha preso l'impegno di sostenere e di rappresentare quelle che sono le problematiche dell'intero territorio della regione Campania. Caro Enzo, io sono più fiducioso di te, perché questa è una lista che, nonostante gli attacchi che quotidianamente ci fanno e le bugie e le menzogne che dicono, è una lista che cresce perché sta dando maggiore carica ai nostri candidati per dimostrare che siamo persone credibili e che persone per bene ed oneste che si vogliono impegnare per il territorio, ma non certamente per un'ambizione o una fortuna personale. Allora, io voglio solo ricordare che per quanto riguarda a Caldoro, perciò dicevo la sveglia, ieri non so se qualcuno ha visto Matrix, gli hanno dato un opuscoletto in mano, 11.300 posti di lavoro aumentati in più. È una truffa, continuano a dire delle menzogne, come ha detto che 1.000 posti degli ospedali in più. Amici miei, cittadini, ma quando andate in ospedale trovate tutto questo disponibile, probabilmente, perciò dico che è stato ibernato, perché probabilmente l'ha sognato, ma non certamente è una realtà che viviamo. Allora, rispetto a queste cose, il nostro garante, al di là dei candidati, è De Luca, perciò noi dobbiamo sostenere prima di tutto De Luca.
poi dopo i nostri candidati e quindi automaticamente di sostenere quello che è il nostro progetto e i nostri uomini. Perché in questo modo, nell'azione che viene svolta in modo equiparato sulle 5 province, ci può permettere di raccogliere un risultato serio per essere determinati rispetto alla vittoria di De Luca, cara Enzo, perché ormai i sondaggi dicono che probabilmente i cosiddetti impresentabili, che poi ci dovrebbero spiegare perché noi saremmo impresentabili visto che ci sono tutte persone nuove, a Natale probabilmente ci magagnò cognome, cioè mi chiama Pasqua, perché a questo punto è diventato un ridicolo. Pasqua, probabilmente forse in quei faranno qualcosa pure di Pasqua, troveranno su Pasqua. Allora rispetto a questo percorso, gli amici tuoi di Forza Italia, gli ex amici tuoi, da garantisti in queste settimane sono diventati tutti giustizialisti. Eppure è una cosa gravissima, perché in quello schieramento che sostiene De Luca ci sono più inquisiti, Caldoro, ci sono più inquisiti e condannati che probabilmente nell'intera regione Campania. Allora io dico, vogliamo essere seri, perché invece di confrontarsi su quello che hanno fatto e non hanno realizzato niente, ed è opportuno quello che interessa ai cittadini, evitare di strumentalizzare queste cose. Poiché noi riteniamo di essere persone che meritano la fiducia e la credibilità in questo progetto, io vi saluto a tutti. Sì, ho capito, a tutti i miei amici, perché dobbiamo andare a dire la nostra. Allora rispetto a questo, noi chiediamo un impegno a tutti quanti voi, quello là di non limitarsi al voto personale o familiare, ma in questi ultimi 15 giorni di campagna elettorale di arrivare ad amici, parenti, altri tipi di persone per dimostrare e per cercare di raccogliere il consenso su Campania Rete, ma io dico principalmente su De Luca. Grazie.